dalle 7 di stamattina siamo fermati qui. Questa è la coda, che non si sa quanti furgoni sono dietro. Intanto io filmo questa coda qui e mi fermo lì dove sono io. Per adesso questa è una bella coda. Poi vi faccio vedere mia figlia come si è messa lì dietro sotto questo sole, che è un sole pazzesco, dalle 7 di stamattina, noi fino adesso, che adesso saranno le 14 mi sembra, adesso vedo l'ora giusta, e questa fila vado a filmarla tutta perché si vede che non vogliono lavorare e fanno morire la gente qui. Allora, sotto un sole pazzesco, ci sono bambini piccoli senza acqua perché acqua è diventata bollente, ci sono tanti bambini, tanta gente di età, diciamo, non giovani, ma anche piccolini senza acqua, con acqua. Ecco i nostri figli, i nostri bambini che stanno giocando all'ombra. Adesso vi faccio vedere mia figlia, che dalle 7 di stamattina sta qui. Buongiorno signorina, come si trova lei lì? Fatti vedere che sto filmando, perché siamo andati a protestare lì, ci siamo seduti sul pavimento. Riesci un attimino? Perché sto filmando tutta la fila, fazzoletto, asciugamanino, sta morendo sotto il sole bollente. Tu tieni fazzoletto, asciugati, io vado a filmare. Comunque questa fila non si ferma qui, perché avanti a noi, davanti, abbiamo un treno enorme di furgoni possibili, tutti i tipi di furgoni, macchine, e ci sono i bambini che sono rimasti senza acqua e cibo. È andato male già, perché è un caldo, caldo proprio bestiale, sembra il clima italiano è arrivato anche qui. Allora, qui ci sono gente, altri bambini. E questa è tutta la fila che lo porta fino all'inizio, dove c'è la frontiera. Dovrete di informazioni su Stringhe. Petro Stringhe. Adesso facciamo vedere l'inizio di questa colonna. Все имеем право. Una coda lunga, lunga, lunga. Una fila allucinante. E la gente che prima abbiamo perso pazienza, adesso gli abbiamo dato mezz'ora per sistemare il traffico. Se non prosegue nessuna risposta, se i furgoni non iniziano a muoversi, sono rimasti adesso 25 minuti. Poi vediamo, ci sono anche furgoni grandi, pullman. Qui arriviamo all'ingresso da Zahoni. L'ingresso. Adesso filmerò il primo pulmino e qui finisce, perché questo è l'ingresso Zahoni. Vi ho fatto vedere l'inizio e la fine di questa coda allucinante. Ecco, e guardate avanti cosa c'è, ci sono altri pulmini, furgoni che non si muovono neanche di là. Ok. Bon, adesso siamo a posto.